due e mezza, tre di notte arriva una telefonata a casa nostra, che era Franca Faldini, che telefonava a papà e dice: vieni subito che Antonio sta male, ha avuto un dolore di stomaco, gli fa male il braccio. Papà si precipitò, arriviamo alla notte del 14 notte. A un certo punto lui disse: Edouard, vattene a casa, sono due giorni che stai qua, è inutile che stai qua. Papà andò in farmacia, il momento che tornò trovò la cameriera in panico che strillava perché: signor Edoardo, il principe sta male. Trovò Franca Faldini nel corridoio che batteva i denti e piangeva, si precipitò da Totò, capì che non c'era più niente da fare. Ormai era la fine, disse: Edoardo, mi raccomando, quella vecchia promessa, portami a Napoli. Lui si sentiva napoletano nel DNA, era molto legato alla sua città, ai suoi luoghi nativi e via discorrendo. La cosa che lui ogni paio di mesi massimo doveva lasciare Roma e venire a respirare aria napoletana. Totò era proprio un amico di famiglia. Totò spesso veniva a Napoli, spesso veniva nel palazzo di famiglia. Mio padre mi raccontava sempre che dovevano chiudere le porte del palazzo perché tutte le persone logicamente volevano salutare il principe. Lui si informava delle persone che veramente avevano bisogno, necessitavano di soldi. Quello che si racconta è vero, cioè lui la notte veniva con il suo autista da Roma, veniva a Napoli, metteva i soldi sotto le porte e poi se ne andava, senza dire niente, senza aspettarsi che gli dicessero grazie. Questa è un'altra foto del 1953, quando Totò arriva in piazza. Anche le guardie si facevano fare i selfie di una volta. Qui in un noto ristorante fuori Napoli, a Torre del Greco, la Casina Rossa, e proprio in questa particolare giornata Totò disse a mio zio che era malato con la vista. Queste foto sono state scattate da un noto fotografo americano, Albert List, che praticamente venne a Napoli un anno a fotografare persone di Napoli. Quando fotografò le persone scelse mio zio, naso di cane, Luigi Campolongo, e il nipote, Luigi Campolongo. Questo era il fratello di mio padre. Lo chiamarono naso di cane perché appunto gli fu strappato con un morso il naso da una persona. Mio zio era un guappo, non era un camorrista, era un guappo, cioè una persona diciamo a cui si dava rispetto, però non era uno che puntava le pistole, che ammazzava o quant'altro. Era uno che pretendeva, esigeva rispetto, ma dava anche rispetto a tutto il popolo. Proprio quello che succede nel sindaco del rione Sanità di Edoardo De Filippo. E mio zio organizzò il terzo funerale di Totò, anche se la bara era vuota. Partecipava la figlia, la moglie con la sorella, Nino Taranto, Dolores Palumbo e mio zio. Nasceva come artista di quello che era l'avanspettacolo, di quello che era la rivista, e grazie al quale conosciamo anche dei personaggi leggendari come Gustavo De Marco, come Mongelluzzo, che erano quelli che lui è riuscito a riportare, quindi diventando il corpo della trasmissione di una tradizione vivente che è ancora a Napoli e che si incarna ancora oggi negli attori
perché a Napoli il filo del rapporto con la tradizione non si è mai spezzato. Questo è un pazzariello, perché buongiorno. Nel film L'oro di Napoli è una delle scene che ricostruiremo il 15 aprile in tre importanti città italiane, riproporremo delle sequenze iconiche di film famosi di Totò, ricostruite e riambientate, mescolando, perché tutta la giornata sarà caratterizzata dalla ricreazione di queste sequenze, il guappo di allora verrà sostituito da qualcosa di più contemporaneo e la rivincita di Totò sul guappo in quel film si attuerà attraverso la presenza di un attore che, affacciandosi a uno dei balconi di questa piazza, riannoderà il filo con l'arte di Totò, e il pazzariello, anzi i pazzarielli, ne costituiranno una espressione.